anno stellare 2010. Tanti furono i motivi che portarono alla chiusura del nostro mandato. Tra questi anche l'audite. Ma il preludio fu sicuramente l'ultimo incarico affidatomi dalla flotta stellare. Bisognava, niente di meno, andare indietro nel tempo e recuperare la famosa spada della doccia. Ha capito, maresciallo? Certamente, ammiraglio. Dovete portare a termine la missione senza usare le armi. La storia non deve essere contaminata. Non si preoccupi, ammiraglio. Noi sappiamo usare le armi e questa per me è un giocattolo. Vabbè, ammiraglio, io vado perché mi aspettano. Mi saluti la signora. Pagato il biglietto, partigono i miei prodi guerrieri a caccia del passato. Biglietto, due, e tre. Mi raccomando, non vi alzate, buon no, viaggio. Okay. Grazie. Evitammo accuratamente di portare con noi le donne. Era un lavoro per veri uomini. Senti un rumore? Come una sensazione. Beh, diciamo. Una sensazione. Beh, ragazzi, si parte, pronti? Via. Partenza, via! Non conoscevo la strada, ma poi mi ricordai di avere con me Tom. Il mio satellitare preferito. E Tom, arrivammo dritti nel Medioevo, dove ci accorgemmo che gli uomini primitivi non sono poi così ospitali come abbiamo studiato nei libri di scuola. Avevo ragione io, studiare la storia non serve a niente. Dopo tanti anni di scuola di guerra, riuscimmo finalmente a mettere in pratica la mossa segreta FF, il fucia-fucia. La nostra fortuna fu quella di non aver portato con noi le donne. Cosa avrebbero potuto mai fare in una simile situazione? Sì, situazione. Purtroppo, della famosa spada nella doccia, riuscimmo a recuperare soltanto la doccia. No, ammiraglio! E l'ammiraglio, devo dire, non è che la prese proprio bene. Non immaginavo se arrabbiasse così. Una doccia fredda anche per me. Per rimediare, fui costretto a tornare indietro nel tempo per recuperare la spada. Presi le dovute precauzioni. Non si può mai sapere. La situazione me lo imponeva. La spada era davanti a me, bellissima, imponente. Ma non si staccava. Fui costretto a distruggere tutto ciò che incontravo davanti. Ma mai avrei pensato di incontrare l'amore. Senti nell'aria c'è... Non vedendomi tornare, il mio equipaggio preoccupato mandò Dada in avanscoperta alla mia ricerca.
Alessandro. Non so come è accaduto che io potessi innamorarmi così, però è accaduto. Amore, scusami, non volevo. Scusa, amore, scusami, scusami. Il figlio d'Ada porta le prove della mia storia d'amore. Sì, una storia un po' all'antica. Esatto. Cosa vedo negli occhi? Una congiura. Maresciallo. L'equipaggio disperato si preparò a lasciare l'Enterprise, ad abbandonarlo alla deriva. Ma Pasquale ne sapeva una più del diavolo. Allora, Pasquale, addio. È finita. Spegnete le luci. Hai spento il gas? Sì, l'ho fatto. E andiamo noi. Signora, appena informate, mia madre si precipita indietro nel tempo. Lina! Lina! E grazie alla sua elegante dialettica, riesce a convincere i guerrieri di Costantino il Quercio, detto Gioacchino, a restituirmi a lei. Si tratta del figlio, non capisco niente. Ma non è un cattivo carattere, ma solo un cattivo carattere. Franco! 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 Il figlio. Beh. Arrivederci di nuovo. Comandante. Tutto bene, perché finisce bene. Ma la spada non era stata ancora recuperata. E così fu costretto a tornare nuovamente indietro. Chi lo doveva sentire l'ammiraglio?